stato il primo gruppo, è stato 15 di novembre 1982, primo giorno che abbiamo aperto the la first comunità. Residenti sono stati 15 novembre 72, 72. Qui 82. 1982. 15 novembre, Sant'Alberto. E vasso in casa. Oh, I see. That's and wonderful. I became a citizen after 3 years. Yes. I went immediately. Do you promise allegiance to the king? It's okay. To the king. 16th century. You are not born. Well, no, not yet. Your grandparents were working on that. Which century? 16th. Oh, then my great-great-great-great-great-grandparents. Qui c'è la storia, vedi? C'è la storia lì sopra delle donazioni di tanta la chiesa. It's in remarkable condition for 300 years. This is unique because in Canada we don't have as many programs where the residents are also working. We have a lot of therapy, but we're interested in the working side too. So even if we cannot see, because there were families, even if we cannot see clients currently working, but we could just see where they would work. The kind of work. The garden, that's what they do. Yes. With the supervision of a farmer. Yes. Who knows what to do. I see. Abbiamo due persone che li guidano. Il lavoro comunque è finalizzato sempre per valutare la persona come sta nell'impegno, nella responsabilità, come collabora insieme agli altri. He understands. He said that the working is geared to do the working ethic and the sense of responsibility they have, so they can see it. Right? If they are lazy, like some people, even in Canada. Mm-hmm. Even in Canada. that's very nice of you. Miele. Grazie, miele. Prodotto dalle nostre api. Oh, it's wonderful. It's from their own bees. Mm-hmm. Oh, wow. Certified, so you are sure. Biological. Okay. Wow. Oh, wonderful. Well, thank you so much. Grazie. Il ministro della sanità della provincia del Alberta in Canada. Alberta è grande due volte l'Italia, con 4 milioni e mezzo di abitanti, quindi c'è spazio. E sono venuti in Italia, in Europa sono stati in Portogallo, in Italia da San Patrignano hanno visitato il nostro programma per avere qualche idea in più a quello che possono fare in Canada, dove c'è un grosso problema di abuso di droghe. Quindi li ringraziamo, sono persone eccezionali, intelligenti. E giovani, molto giovani. E giovani, questo per immaginare il ministro della sanità. So I'm very grateful to be here. Father Giovanni has invited us to Chase San Crispino. As Father mentioned, we went to San Patriano before, and Canada has much to learn from Italy in the work that you have done and innovative programs like this one when it comes to treating and recovery and helping with the dignity of every individual who deserves an opportunity to recover from drugs and addiction. And so I came with my team to get a sense of what happens here so that we can deal with the very big crisis of drugs, addiction, and opioids that we find in Canada. So I'm so grateful to Chais, to the team here, to Father Giovanni, to everyone in Italy for the work that they've done leading the way and for helping us in Canada learn from what you know. Far avanti delle idee reciproche, noi imparare da loro e loro imparare questo aspetto umano familiare del programma, di in cui i ragazzi, i residenti non hanno soltanto bisogno delle case farmaceutiche, ma hanno bisogno di una casa dove imparare a vivere di nuovo. Quindi li ringraziamo. Io sono cittadino canadese, quindi per me è un doppio onore riceverli e ringraziarli per questa visita. Qui c'è anche lo psicologo, medico psichiatra, il vice ministro e il grande capo.